Buonasera e benvenuti alla puntata numero 2 del format che Cera Edizioni sta dedicando al Trentino della fase 2, al Trentino della ripartenza, al Trentino che dovrebbe ripartire. Buonasera e benvenuti anche da parte mia. Torniamo quindi con questa seconda puntata di Emergenza Covid-19 in Trentino fase 2. Nella precedente puntata abbiamo parlato dell'impatto della fase 2 sull'economia e abbiamo dato ascolto al grido disperato dei commercianti che ormai sono allo stremo, a rischio chiusura e a rischio fallimento. In questa nuova puntata parleremo però di scuola, un altro segmento che sta subendo gravi conseguenze per colpa del coronavirus. Ma prima dobbiamo comporre un piccolo riassunto di quanto è successo in questa settimana. Dal governo nessuna buona nuova, nessuno infatti ancora ricevuto la cassa integrazione, il 40% dei trentini non ha ricevuto il bonus che doveva erogare l'INPS di 600 euro. Negativo il discorso delle banche, nessuna banca fino ad ora ha erogato nessun tipo di prestito statale. Il Premier si è così lanciato nuovamente su un terreno di promesse, dice infatti che sono in arrivo soldi a fondo perduto e aiuti per gli affitti degli esercenti. E mentre tutto tace anche dall'Europa, ma senza alcuna sorpresa naturalmente, in Trentino si consuma lo scontro fra la PAT e il governo giallorosso. Dopo la visita del ministro Boccia, infatti, i famosi 430 milioni di euro sono svaniti nel nulla e quindi per aiutare le partite IVA il governo Fugatti dovrà per forza fare debito. Ora però parliamo di scuola all'epoca del Covid-19, che è il tema di questa puntata. E per sapere come è andata in questi mesi in Trentino e soprattutto come andrà nei mesi prossimi, siamo andati dall'assessore provinciale dell'istruzione Mirko Bisesti e gli abbiamo chiesto di dirci come la scuola trentina ha attraversato la fase 1, quella del lockdown, e che previsioni ha per la sua riapertura. Devo precisare che il dottor Bisesti doveva essere qui con noi oggi, no, ma purtroppo dei precedenti impegni lo hanno obbligato a non partecipare. Siamo andati noi presso la provincia autonoma di Trento in mattinata a registrare questo intervento che adesso vediamo. Buongiorno e grazie dell'opportunità di queste domande sul tema scuola. Sono giorni assolutamente importanti per la scuola, per tutta la società trentina, italiana, che si sta giustamente non solo interrogando ma sta lavorando su quello che è il percorso fin qui intrapreso in questi due mesi estremamente complicati, perché da quando abbiamo dovuto chiudere le scuole a livello provinciale, a livello nazionale, ovviamente fin da subito ci si è messi a lavoro su quella che tante famiglie hanno conosciuto e tanti professori, tante maestre hanno sperimentato dal punto di vista della didattica a distanza. In Trentino sulla didattica a distanza è stato cercato di fare il possibile, e perciò ovviamente il primo ringraziamento va ovviamente a tutto il corpo docente che si è prodigato, tante famiglie sono riuscite, mi hanno portato dei feedback estremamente positivi su questo e al contempo ovviamente anche l'impegno di tutte le famiglie che sono state e di tutti i ragazzi che sono stati alle prese con questo cambiamento così drastico ma anche improvviso, repentino. La risposta è stata forte, la risposta è stata immediata come dicevamo, ma al contempo in questo momento ovviamente dobbiamo guardare al dopo, e il dopo è settembre. Come avete visto, le indicazioni che sono arrivate dalla parte medico-scientifica, perché è una decisione che va presa dal mondo della scuola ma ovviamente ascoltando e sentendo quelle che sono le indicazioni della parte medico-sanitaria, che ovviamente ha fatto sì che anche in Trentino si arrivasse appunto per i primi di settembre. Cosa diversa è la valutazione che si sta facendo proprio in questi giorni, sia a livello trentino che a livello ministeriale, per quanto riguarda l'esame, parliamo dell'esame della secondaria di primo grado e l'esame della secondaria di secondo grado, la maturità, dove si sta ipotizzando e si sta lavorando su quella che potrebbe essere l'esperienza di uno dell'orale in presenza, ovviamente con tutti i dispositivi, con tutte le assicurazioni da un punto di vista medico-sanitario, di protezione e di sicurezza, che è la prima cosa che in questo momento ma anche per il dopo dovrà essere garantita sia ai ragazzi ma soprattutto anche anche a tutto il personale docente, considerando soprattutto magari per le fasce, se parliamo della primaria, dove abbiamo magari una percentuale molto significativa di docenti che sono in una fascia diciamo medio-alta a livello di età, e perciò è assolutamente fondamentale garantire la sicurezza per tutti. Dopodiché
appunto i passi che si stanno facendo verso settembre sono importanti, perché a settembre la scuola deve ripartire, ma deve ripartire appunto in sicurezza. Si sta lavorando su più modelli perché gli scenari possono cambiare, perciò ovviamente le nostre direttrici vanno su quello che ci auguriamo, e questo ovviamente è non solo un augurio, ma è veramente una speranza molto forte, che il contagio si andrà a stabilizzare, andrà sempre a diminuire, come sta confermando il trend delle ultime settimane. Se così dovesse essere, ed è questo, lo ripeto ancora una volta, il nostro auspicio, faremo sì che il ritorno a settembre sia ovviamente il meglio programmato possibile. Però ovviamente stiamo lavorando anche su quello che può essere uno scenario, diciamo, molto peggiore, che ovviamente non ci auguriamo, ma che dobbiamo tenerlo assolutamente in considerazione per farci trovare pronti. Non perché appunto nessuno di noi lo voglia, ma perché nel caso ci dovesse essere una seconda ondata, piuttosto che appunto un peggioramento di quella che è la curva epidemiologica del virus, dobbiamo essere pronti. Essere pronti come? Partiamo appunto dal primo scenario, che è lo scenario principale e più auspicabile. Si lavora su quella che è prima di tutto una differenziazione fra classi, e intendo proprio classi anche di età, perché è assolutamente fondamentale in questo momento differenziare quella che è l'esperienza e la didattica che si può fare a distanza tra quelli che sono dei bambini appunto della scuola primaria e quelli che sono magari già dei ragazzi verso gli anni finali della secondaria di secondo grado. Questo è assolutamente da tenere presente, perché ci vogliono approcci diversi proprio per tutto e per poter considerare anche strategie differenti. Le scuole stesse sono degli istituti completamente differenti a seconda del territorio da dove si trovano, a seconda non solo proprio dell'ordine e grado di istruzione, ma anche proprio della collocazione geografica e del tipo di studenti che hanno al loro interno, del tipo di spazi che ci sono, perché abbiamo scuole che magari sono purtroppo ridotte da un punto di vista di spazi, mentre abbiamo scuole che fortunatamente magari possono usufruire di spazi maggiori. Per questo l'autonomia scolastica sarà assolutamente, assolutamente valorizzata. Sono giorni assolutamente importanti per quanto riguarda proprio questo tipo di programmazione, e perciò cercando di unire tutte le forze su questo, stiamo cercando di fare un lavoro di concerto con tutte le parti. Stiamo parlando con ovviamente il corpo docente, con i dirigenti che sono i primi responsabili appunto in tutte le istituzioni scolastiche, ma anche con gli studenti stessi, con i genitori, parte assolutamente vitali e fondamentali, perché quando si parla di scuola non è solo questo che ho appena accennato, ma ovviamente vuol dire l'organizzazione di tutto il resto. Pensiamo ai trasporti, stiamo lavorando ovviamente perciò anche con la parte dei trasporti per quanto riguarda una differenziazione, potenziamento, fasce orarie diversificate. Stiamo lavorando con tutto il mondo della, se pensiamo alla somministrazione del cibo per quanto riguarda le mense. Ci vuole flessibilità, una flessibilità che il mondo della scuola ora sta programmando, ma che al contempo richiediamo anche a tutti gli altri settori. Non possiamo pensare che sia solo il mondo della scuola ad essere flessibile, mentre tutto il resto rimane statico, come se il coronavirus non avesse portato nessun effetto. Penso che se riusciremo a portare questo tipo di flessibilità, dove ovviamente più lo capiamo benissimo che ci sono dei settori estremamente, estremamente anche rigidi, però dobbiamo cercare appunto ognuno di poter fare un passo verso l'alto. Eccoci, rientriamo in studio. Allora, abbiamo sentito l'intervento dell'assessore Mirko Bisetti, che ha parlato di scuola, affrontando le varie tematiche in emergenza sanitaria, no? Ora ai nostri ospiti chiederemo di darci la loro opinione nel merito dell'intervento dell'assessore, no? Per aiutarci a capire peraltro cosa attende famiglie, studenti e insegnanti, no? Ma intanto passo la linea al prof, perché credo tu voglia presentare. Abbiamo invitato diciamo diversi attori del mondo dell'educazione, non solo locale ma anche nazionale, come adesso vedremo. Ve li leggo chi sono i nostri ospiti. Sono Giovanni Biondi, presidente di INDIRE, che è l'Istituto Nazionale di Documentazione e Innovazione Educativa, Maurizio Freschi, presidente della Consulta Provinciale dei Genitori, Massimo Sebastiani, presidente della Consulta per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento, Leonardo Divan, presidente della Consulta degli Studenti, Tiziana Rossi, dirigente scolastica dell'Istituto Martino Martini di Mezzo Lombardo, Elia Bombardelli, docente di matematica del Liceo Galilei, Scientifico Galilei di Trento, Annushka Brugnara, insegnante di sostegno nella scuola primaria, Alberto Ventroni, preside dell'Istituto Sacro Cuore, Marco Giovanazzi, presidente degli Ordini degli
architetti, e infine Francesco Gasperi, direttore generale di Abitec. Questi sono i nostri ospiti e io vorrei iniziare con una domanda a Giovanni Biondi, perché abbiamo bisogno di sapere, per lavorare bene oggi, per avere, per creare, mettere, offrire ai nostri spettatori la giusta cornice, di sapere cosa succede in Italia e cosa succede in Europa nel mondo della scuola in questi mesi così difficili. Sì, buongiorno. In Italia succedono tante cose, anche molto diverse tra loro, perché diciamo, passato il primo momento di scoramento e di sorpresa, le scuole poi hanno cercato più o meno di attrezzarsi. Il problema è che alcune partivano da zero, altre avevano già un'esperienza di utilizzo delle tecnologie e quindi i risultati sono stati molto diversi. Ci sono state scuole che praticamente non si sono mai chiuse, hanno continuato riattivandosi, diciamo, riorganizzando la didattica, altre che invece ancora oggi sono in grave difficoltà. Prima di tutto, questa pandemia ha messo in evidenza dei problemi strutturali del nostro paese, perché mentre i tablet e i computer si possono acquistare, la banda, il collegamento a internet non si può acquistare, quindi ci sono intere zone del paese dove le connessioni sono fragili, non permettono videoconferenze, cade continuamente la linea e quindi ci sono ragazzi, parlo di zone del Cadore, zone delle piccole isole, quindi che già vivevano una situazione di isolamento, che in questo momento hanno acuito la loro situazione. Poi c'è un problema strutturale della didattica, perché cosa è successo? In genere gli insegnanti hanno ribaltato il modello, cioè hanno quello che facevano finora in presenza, hanno cercato di rifarlo online. E quindi ci sono stati anche insegnanti, soprattutto nelle secondarie superiori, che hanno ripreso l'orario degli studenti e hanno cominciato a dire: bene, dalle 9 alle 10 matematica, dalle 10 alle 11 filosofia, dalle 11 alle 12. E diciamo, a lungo andare è chiaro che questo è un metodo che è pesante per i ragazzi, perché stare davanti al computer e ascoltare uno che parla per 4-5 ore, francamente, è molto anche demotivante. Una delle ragioni per cui spesso la didattica a distanza perde gli utenti per strada. Non sono state moltissime le esperienze che hanno cercato di utilizzare il digitale per quello che il digitale può dare, perché io credo che il modo peggiore di usare il digitale è quello di tradurre dall'analogico al digitale. È un po' come quando si impara una lingua, se inizialmente si traduce dall'italiano all'inglese o al tedesco, poi dopo si comincia a parlare, a pensare in inglese, ed è diverso, perché è comincia a strutturare il pensiero diversamente. Lo stesso vale per il digitale, cioè è un modo peggiore di far fare al digitale quello che si potrebbe fare, diciamo, direttamente in aula. E questo non si impara in pochi momenti, in pochi mesi. Qui cosa succederà sul dopo? Succederà che chi ha usato le tecnologie in questo modo chiuderà il computer e ringrazierà il cielo di non doverlo più usare e ricomincerà la routine tradizionale in classe. Chi invece attraverso questa esperienza ha capito che forse può, diciamo, innescare alcuni processi, diciamo, di apprendimento, alcuni percorsi, anche cambiare magari il lavoro a casa dei ragazzi, rovesciare un po' la sua didattica e quindi non puntarla solo sulla lezione, eccetera, questo se lo porterà dietro e servirà ad innovare la scuola italiana. In Europa succedono le stesse cose che sono successe in Italia, a parte i paesi che non hanno mai chiuso, tipo Svezia, paesi del nord, ma dove sono state chiuse le scuole è successo praticamente la stessa cosa e tutti stiamo vivendo le stesse problematiche. Io ho fatto una settimana fa una,
un tour con tutti i miei colleghi europei di European Schoolnet, ognuno ha raccontato la sua storia e più o meno le storie dei paesi che hanno chiuso si assomigliano tutte. Perché è chiaro che il modello scolastico, che è fatto in un certo modo e che si assomigliano un po' in tutti i paesi, che al momento in cui perde la presenza e deve reinventarsi la distanza, tende a riprodursi, cioè tende a ribaltare sul digitale l'attività in presenza. Grazie Io per credo questo. che, ecco, questa è diciamo, la mia impressione. Molto, molto Ringrazio dettagliato. anch'io Giovanni Biondi e abbiamo con noi anche Annushka Brugnara. Buonasera Annushka, come sta? Tutto bene? Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io volevo partire un attimo condividendo quanto dichiarato dall'assessore Bisesti nel suo intervento iniziale. Condivido il fatto che la scuola trentina e la scuola di ogni ordine e grado ha cercato di fare veramente il possibile per fronteggiare questa situazione di sospensione dell'attività in presenza. Dopo i primi giorni di disorientamento, di incertezza, ci si è resi conto che effettivamente la didattica a distanza era l'unico strumento a nostra disposizione e che quindi doveva passare dall'essere la modalità dell'eccezionalità alla nostra modalità quotidiana. Gli insegnanti, quando hanno avuto ben chiaro che non si sarebbe tornato a breve nelle nostre aule e si sono attivati, cioè ci siamo attivati pur con tutte le fatiche, pur con tutte le criticità del caso. Ci siamo attivati e tenendo conto, per quanto riguarda la scuola primaria, dell'eterogeneità del gruppo classe che avevamo di fronte e ci siamo però anche attivati tenendo e avendo ben presenti quali erano le condizioni iniziali a livello di strumenti in dotazione alle famiglie in termini di accesso alla tecnologia, perché nuclei familiari diversi e possibilità molto diverse fra loro. E ci si è resi conto che nella scuola primaria per raggiungere i bambini a distanza era assolutamente necessario chiedere la partecipazione di un adulto di riferimento, soprattutto nelle classi più basse, per bambini di 6, 7, 8 anni. Questa è stata la nostra criticità maggiore. Le insegnanti, tutte, penso, siamo riuscite a rispondere con estrema flessibilità. E abbiamo cercato di proporre modalità di didattica a distanza che tenessero conto, non sempre mettendo al primo posto i bisogni dei bambini, ma principalmente dei tempi delle famiglie che erano comunque tutte impegnate da casa in attività lavorative. E quindi ci siamo trovati, ecco, a concordare nel mio caso specifico, con i rappresentanti di classe, con gli organi preposti, a concordare insieme modalità che potessero veramente risultare funzionali ed efficaci. Sicuramente per la ripresa di settembre, dobbiamo far tesoro dell'esperienza maturata in queste settimane. E con la speranza che il ritorno dell'attività in presenza sia possibile e che la didattica a distanza non sia più così centrale, ma abbia comunque un grande Perfetto, Annushka, posto perfetto. Le nella vita. posso fare una domanda diretta, sia breve per cortesia, Annushka. Qual è la condizione psicologica dei bambini in questo momento? Come hanno vissuto, no, i bambini questa situazione? Lei, tra l'altro, è l'insegnante di sostegno della scuola primaria, che quindi sicuramente in tal senso avrà una certa Ma esperienza. io credo che la didattica a distanza così posta non abbia permesso di mantenere l'aspetto vivo e centrale della relazione ca
che caratterizza proprio l'intervento educativo in tutte le scuole, ma principalmente nella scuola primaria e soprattutto con gli alunni con bisogni educativi speciali. Abbiamo in qualche modo dovuto rivedere la relazione. E abbiamo attivato delle forme di didattica a distanza e orientate veramente solo alla valorizzazione e alla tenuta del canale relazionale col bambino, in alcuni casi o col gruppo classe, in altri più finalizzati alla didattica in sé. Però è difficile perché anche come è stato detto in precedenza, non eravamo preparati, non abbiamo manuali per questa cosa, però l'esperienza che ci stiamo facendo sul campo è molta e questa esperienza deve essere assolutamente, secondo me, valorizzata nel ripensare la ripresa a settembre. Ringrazio Annuska, gentilissima, la ringrazio. Abbiamo con noi anche il preside dell'Istituto Sacro Cuore, docente di filosofia e scienze umane, Alberto Ventroni. Benvenuto Alberto, come sta? Tutto bene? Grazie, sì, tutto bene, grazie mille, grazie anche di questo invito. Bene, io sparo subito la prima domanda con una velocità della luce e le vorrei chiedere a questo punto che futuro può avere la didattica in presenza? A questo punto. A questo punto la didattica in presenza sarà sempre, rimarrà, credo, fondamentale in un'ottica di apprendimento. Per quanto riguarda i ragazzi, certamente il mio auspicio, sentendo anche le parole dell'assessore Bisesti, è quello che ogni scuola abbia la propria autonomia e ci sia anche una sorta di flessibilità, non solo per quanto riguarda gli istituti scolastici, ma anche per quanto riguarda tutta la società, tutto il sistema organizzativo, perché sarà fondamentale anche per la didattica delle scuole. Faccio un semplice esempio. Noi stiamo pensando al Sacro Cuore di ripartire anche con degli orari di ingresso scaglionati, iniziando dai più piccoli per arrivare poi ai più grandi. In questo modo anche gli spazi, i tempi permetteranno una gestione anche in presenza sicuramente più vicina alle richieste che probabilmente ci arriveranno da parte della sanità pubblica, insomma, per tenere le giuste distanze, gli spazi. Pensate che magari partendo con i ragazzi più grandi che hanno anche una certa autonomia, iniziando più tardi, arrivando anche più tardi, usando i mezzi un'ora dopo, per esempio, mezz'ora dopo gli altri più piccoli, questo aiuterebbe sicuramente anche proprio il movimento in tutto il territorio. Per quanto riguarda invece la didattica vera e propria, chiaramente è necessaria la presenza, lo speriamo tutti, perché chiaramente a livello anche emotivo, psicologico, è fondamentale. Siamo esseri relazionali, abbiamo bisogno di incontrarci, tanto più i giovani, i ragazzi, i bambini. Certamente, chiaramente questa emergenza ci sta insegnando che una didattica, anche a distanza, è importante. Noi all'istituto come dire, la proponiamo, la utilizziamo già da 2 anni, per cui non ci ha colti impreparati. In realtà non ce l'aspettavamo, però eravamo pronti perché in effetti sia i docenti sia gli studenti, non tutti, ma la buona parte, erano preparati, quindi siamo partiti e stiamo continuando. Certamente il mio auspicio è che questo continui, che le due didattiche vengano sempre più ad essere integrate, perché chiaramente anche io credo che sarà importante, e questa prova ce lo sta dimostrando, che finalmente in un certo senso ci ha costretti a, come dire, ad avvicinarci di più a quello che è l'essere dei giovani di oggi, l'essere dei ragazzi. I ragazzi cambiano velocemente ogni 4-5 anni, qui ci sono dei colleghi, dei docenti che me lo possono confermare, e proprio il modo di pensare, di vivere, di ragionare dei ragazzi, soprattutto quelli nativi digitali, cambia molto velocemente e molto spesso la scuola non si trova al passo con questo cambiamento. Per cui è molto importante, secondo me, appunto, integrare i due tipi di didattica, con ovviamente la centralità di quella in presenza, però sicuramente unire la tecnologia, un metodo e una formazione appropriata sia per gli studenti sia per i docenti. Questo è un po' l'auspicio che io ho in cuore, insomma, per il prossimo futuro. Grazie, dottor Ventroni, l'intervento molto sintetico.
Celtico, la ringrazio e adesso passo la linea al prof. Ora è diciamo il momento di fare una domanda a uno youtuber di successo che è Elia Bombardelli e gli vorrei chiedere che in ragione anche del suo successo su YouTube potrebbe, forse vorrebbe aiutarci a capire qual è il ruolo dei video, di buoni video per il successo della didattica a distanza. Assolutamente, intanto grazie per l'invito. Comincio col dire che sono completamente d'accordo con quello che ha detto Giovanni Biondi all'inizio e anch'io che tramite il mio canale YouTube sono in contatto con tanti colleghi in tanti posti diversi della penisola, rilevo che la situazione è molto eterogenea, quindi in posti diversi stanno succedendo delle cose molto diverse e ci sono delle realtà dove la didattica a distanza sta avvenendo in un certo modo e altre invece dove non c'è stata la stessa possibilità di azione. Per quanto riguarda i video posso raccontarvi che cosa faccio io. Dunque, noi nella nostra scuola abbiamo deciso di procedere così. Ogni mattina gli studenti che avrebbero normalmente 5 ore di lezione in presenza ne hanno in questo momento 3 che sono fatte in streaming, quindi in cui c'è un docente che fa una spiegazione a distanza, mentre le altre 2, in cui normalmente ci sarebbe stata la lezione, sono dedicate allo svolgimento di esercizi che poi i ragazzi ci mandano per avere un feedback da parte nostra in un momento successivo, diciamo, oppure fanno delle altre attività, anche dei lavori di gruppo a distanza tra di loro, di cui parliamo insieme nello streaming successivo. Quindi la prima possibilità, ovviamente, di uso dei video è fare uno streaming. Questa possibilità, diventa però solo una di quelle che io vedrei bene nel lungo periodo, perché poi c'è la possibilità invece di realizzare dei video fatti molto meglio di quello che si può fare in uno streaming in diretta, e di utilizzare questi video in modalità asincrona. Io per esempio ho realizzato oltre 200 video lezioni di matematica, sono dei video che ovviamente non essendo fatti in streaming, ma fatti con calma, a casa, in dei tempi molto più lunghi, sono impacchettati decisamente meglio e sono molto più funzionali per una spiegazione di uno streaming in tanti casi, oltre che sono visualizzabili in qualsiasi momento, perché riprendo quello che diceva prima la collega delle elementari, giustamente, lo streaming a volte ti obbliga a esserci in un momento preciso, non sempre è possibile per i ragazzi e per le famiglie, mentre l'uso di materiali che possono essere fruiti in maniera asincrona è decisamente vantaggioso. Ovviamente realizzare questi materiali comporta un lavoro molto superiore a volte rispetto a fare una diretta, quindi poi bisognerà trovare un trade-off che renda il tutto sostenibile. Sempre riagganciandomi a quello che diceva Giovanni Biondi, concordo anch'io che non sia la cosa migliore ovviamente spostare in streaming quello che succedeva in classe prima. Molto spesso nella scuola italiana, parlo del mondo che conosco io, delle superiori, la maggior parte delle lezioni sono ancora delle lezioni molto frontali. Spostare quelle lì in streaming sistematicamente non è forse la formula migliore, l'uso migliore, mettiamola così, che possiamo fare dei video e del digitale. Quindi secondo me bisogna anche lavorare sul tipo di metodologie, se queste lezioni andranno fatte ancora, e quindi fare un po' di formazione per i docenti per far vedere che cos'altro si può fare di alternativo e più funzionale della lezione a distanza. E dall'altra però ovviamente è necessario che arrivino delle indicazioni con ragionevole anticipo da parte del MIUR in primis e anche dell'assessorato su che cosa accadrà a settembre, perché non si può anche pretendere che una persona che ha sempre fatto lezione, diciamo così, in classe per 30 anni di colpo diventi capace di fare un sacco di cose col digitale. Se glielo diciamo qualche mese prima, ha anche il tempo giustamente di formarsi, di prepararsi, di sentire i colleghi, altrimenti diventa un po' impegnativo. Quindi io penso che l'uso dei video abbia delle possibilità importanti, resto convinto che ovviamente queste sono soluzioni tampone, che se potessimo tornare in classe sarebbe meglio, questo lo sappiamo tutti, però penso anche nel lungo periodo che bisognerebbe andare verso una modalità un po' blended, in cui queste risorse digitali molto utili, anche quando torneremo in classe, dovrebbero restare e affiancarsi a un uso più strategico del tempo in classe da parte dei docenti. Questo è quello che sta accadendo anche in altri paesi del mondo più che da noi e io spero che un po' anche noi andremo in questa direzione, perché rilevo, e su questo sono un po' triste, che la scuola italiana fino a 2-3 mesi fa era sostanzialmente, salvo pochi casi fortunati e virtuosi, molto analogica, quando invece il mondo moderno di oggi è andato verso il digitale. C'era un po' di mismatching, no? Cioè sul lavoro tutti usano un PC ormai, no? Diciamocelo onestamente. A scuola l'uso delle tecnologie è ancora forse troppo limitato. In questo mese e mezzo abbiamo visto un salto in avanti che normalmente secondo me avrebbe richiesto anni e adesso spero che quando torneremo alla normalità
un po' di tutto quello che è stato imparato in questa situazione di emergenza e che sarà imparato nei prossimi mesi di convivenza col virus resti e si possa andare verso una didattica un po' più moderna ed equilibrata, in cui si fa un uso strategico delle risorse digitali e dei momenti in presenza. Perfetto, la ringrazio Perfetto, Elia, grazie Elia. buona giornata. Rimanga lì e senta anche il parere degli altri comunque. E adesso parliamo, diamo la parola ai genitori che purtroppo da questa emergenza sanitaria sono probabilmente la categoria, il segmento della nostra società che hanno sofferto di più. Abbiamo, credo, in linea Maurizio Freschi, che è il presidente della Consulta Provinciale dei Genitori. Maurizio, mi sente bene? Perfetto? Tutto a posto? Mi sento bene, buonasera a tutti. Benvenuto e niente, le faccio subito una domanda. Secondo lei come hanno passato le famiglie queste settimane di didattica a distanza e cosa si aspettano adesso dalla riapertura a settembre? Allora, il sentimento delle famiglie è stato molto diversificato e dipeso molto da ordine gradi di studio e anche dalle modalità di attivazione dei singoli istituti, perché possiamo dire che fortunatamente c'è stata un'ottima risposta nella stragrande maggioranza degli istituti trentini e quindi sia dirigenti che docenti si sono attivati per gestire al meglio una situazione emergenziale. Dobbiamo anche dire però che effettivamente forse è mancata un po' di regia nella capire come comunicare alle famiglie informazioni chiare, perché purtroppo questo è un po' mancato. È mancata un'informazione chiara su cosa dovessero aspettarsi come requisiti minimi di questa distanza, di questa didattica a distanza. È mancato anche a volte un'informazione per comprendere meglio tempi o gestioni. Per il resto non posso che concordare con alcune problematiche che sono state segnalate, perché effettivamente stiamo per pubblicare i dati di un questionario che avevamo sottoposto alle famiglie e agli studenti, perché un questionario presentato in collaborazione anche fra le due consulte dei genitori e degli studenti, dove emerge che sulla rete abbiamo delle fortissime criticità perché abbiamo un 40% di studenti che hanno una rete instabile. Quindi questo comporta in alcuni casi delle difficoltà sulla didattica sincrona. Dovremmo cercare di intervenire per risolvere questo problema. Questo è uno dei punti. Mentre per la primaria effettivamente abbiamo riscontrato che la mancanza di formazione degli anni scorsi, cioè non si è puntato molto, anche come diceva Bombardelli, sul fatto di prepararci ad entrare nel digitale, sulla primaria l'abbiamo pagato abbastanza pesantemente perché tutto quello che si è riusciti a fare lo dobbiamo solo dire grazie all'attivazione dei docenti e dirigenti sul campo e non certo a una preparazione pregressa, perché le dotazioni tecnologiche erano quelle che erano e quindi questo ha inciso molto. Per settembre ci aspettiamo indicazioni, ma prima che per settembre ci aspettiamo indicazioni anche più chiare, perché c'è una forte sensibilità per chi si aspetta delle indicazioni chiare per gli esami, per il rientro, protocolli di rientro dal punto di vista sanitario, indicazioni chiare sulle modalità di svolgimento, sulla preparazione a questi e non solo per la maturità, che è l'unico di cui si sta parlando, ma le famiglie vorrebbero anche qualche risposta anche in merito alla scuola secondaria di primo grado e anche agli ordini professionali, perché sono stati un po' trascurati in termini di informazione e questo servirebbe, diciamo, questa mancanza di informazione servirebbe colmarla. Per settembre, come è già stato detto, la scuola primaria è quella che presenta le maggiori criticità per le famiglie, perché la gestione del lavoro e dei figli con didattica a distanza è un grosso problema. Come è un grosso problema la stessa didattica a distanza nella scuola primaria, perché io non mi vedo, in particolare le prime classi, entrare completamente in didattica a distanza senza mai aver fatto un giorno di scuola. Anche questo è stato chiesto. Quindi ci aspettiamo che si cerchi di lavorare almeno su quegli istituti, in modo da farli rientrare il più possibile in presenza, perché sennò ci saranno grossi problemi. Per gli istituti superiori, invece, ci siamo resi conto che c'è stata un'ottima risposta e, in quei casi si chiedeva solo una maggiore informazione sulla regolamentazione di alcune scelte, ma nel complesso il risultato è estremamente positivo. Anche dai questionari ne esce un'immagine estremamente positiva della risposta del mondo scuola per quanto riguarda la buona volontà
e il tentativo di colmare questo gap. Poi per il resto ci sarebbe da lavorare effettivamente sulla formazione, in particolare sulla primaria. Questa dovrebbe essere un imperativo prima di lavorare. Ringrazio Maurizio di essere stato con noi, stia comunque collegato. Adesso io volevo salutare Massimo Sebastiani. Massimo, come sta? Bene? Mi sente Massimo? Sì, la sento. Ecco, Massimo è uno che forse, diciamo che qualche problema in più degli altri l'ha avuto in questo periodo. Quanti figli ha Massimo lei? Io ho quattro figli, sì. Diciamo che lei comunque ha dato il suo contributo alla continuità del popolo italiano, insomma, ecco, per il futuro. Quindi lei adesso diciamo è a posto per quanto riguarda questo tipo di contributo. Invece mi viene normale chiederle come i genitori che adesso tornano a lavorare, come potrà essere gestita la risorsa tempo, diciamo, no? Per quanto riguarda appunto la gestione e l'educazione dei figli. Sì, diciamo che ha centrato esattamente il problema delle famiglie, soprattutto le famiglie numerose che hanno tanti figli a carico e tanti studenti quindi a carico. Prima di parlare un po' di questo tempo per l'accudimento e diciamo così di assistenza alla didattica, volevo dare dei numeri così tanto per capire anche di che cosa stiamo parlando. Diciamo che i nuclei numerosi in Trentino sono in percentuale molto pochi, perché stiamo parlando del 7% dei nuclei, ok? Quindi poco meno di 10.000 famiglie. Però in queste famiglie vivono circa il 37-38% degli studenti. Quindi pochissime famiglie hanno un carico di studenti a casa elevatissimo. E questo è per farvi capire un po' tutto quello che vi sto dicendo. Cioè, allora, un conto è se la coppia di genitori deve accudire uno, due, dai, diciamo così, ragazzi, studenti, bambini, diciamo così, a casa ed supportare la loro didattica. Un conto è avere a casa molte persone da dover diciamo così, accudire e aiutare la didattica, soprattutto se piccoli. Perché mi sembra che ci sia poca attenzione su questo punto, nel senso che prima, sentendo l'intervento dell'assessor Bisesti, sentivo che si stanno fortunatamente elaborando diversi scenari a settembre per il rientro, ecco. E io voglio analizzare nel merito quello che potrebbe essere per le famiglie numerose lo scenario peggiore al rientro a settembre, cioè che ci sia ancora una grossa emergenza sanitaria ed diciamo così il carico degli studenti in capo alle famiglie sia praticamente come quello che stiamo vivendo oggi o similare. E sarebbe un grosso problema, perché non si avrebbe il tempo materiale per poter sostenere, diciamo, quello che è il carico, diciamo, di assistenza all'educazione e di accudimento. E quindi io spero che diciamo così, i tecnici della provincia assieme all'assessorato stiano lavorando ad un scenario apocalittico in cui ci sia il massimo rientro degli studenti, okay, ad una didattica in presenza. Questo perché? Perché soprattutto, come diceva il collega Freschi, le scuole, le primarie, le scuole dove i bambini non sono autonomi all'uso del PC, dove i bambini non hanno la capacità di gestire, okay, in modo neanche minimo la lezione a distanza, okay, è necessario al 100% un genitore a supporto. Questo è il problema reale, questo è quello che le famiglie che hanno bambini piccoli, diciamo dalla prima media in giù, forse anche prima, seconda media, ok, stanno vivendo in questo momento. Questa è la realtà dei fatti, perché non possiamo, diciamo così, parlare di una cosa bella, eccetera. Ci sono dei problemi oggettivi, che sono il carico, okay, che hanno i genitori a casa nell'affrontare questo tipo di didattica, soprattutto sui bambini più piccoli. Posso invece capire, come diceva Bombardelli, che già diciamo ragazzi delle superiori e comunque poi delle università abbiano un approccio del tutto diverso, okay, la didattica a distanza sia molto più, diciamo così, fruibile da parte dello studente, e la famiglia tutto sommato non deve se non diciamo così controllare, okay, che ci sia una frequenza
sopperire alla didattica, alla presenza della didattica. Quindi diciamo che spero che diciamo, le strutture tecniche provinciali e l'assessorato stiano lavorando molto bene per uno scenario apocalittico nel momento del rientro a settembre, perché sui bambini più piccoli veramente metterebbero in crisi in modo molto forte la famiglia e i genitori della famiglia, soprattutto se hanno tanti figli a carico. Ecco. La turnazione che sento nominare ai telegiornali dalla ministra Sollina, eccetera, potrebbe essere una strada percorribile per chi ha un figlio, per chi ha magari due figli, ma vi ho fatto capire che il 40% degli studenti vive in poche famiglie, ok, con tanti fratelli, e della turnazione in famiglie con tanti fratelli vorrebbe dire che questi genitori, ok, dovrebbero praticamente stare a casa tutta la settimana e non andare a lavorare. Quindi c'è un grosso problema su queste famiglie, c'è un grosso problema di tempo, di accudimento, ed la nostra proposta, il nostro invito è lavorare bene sul cercare gli spazi perché a settembre, almeno per quanto riguarda i più piccoli, gli studenti più giovani, si possa fare una didattica in presenza. Ok, io lancio anche così uno slogan, un invito: siccome le scuole superiori, soprattutto i più grandi, e le università, ok, riescono a sopperire bene con la didattica a distanza, sfruttiamo gli spazi delle scuole dei più grandi per permettere la didattica in presenza dei più piccoli. Ecco, cerchiamo di lavorare bene, ok, per diciamo così, sfruttare le potenzialità anche degli studenti. Gli studenti più grandi hanno più fruibilità della didattica a distanza. Gli studenti piccoli, gli elementari, i bambini delle elementari, signori miei, ogni bambino delle elementari ha bisogno di un genitore che li supporta al 100% tutto il giorno. Questa è la realtà, e quindi io chiedo gentilmente che nello scenario apocalittico in cui a settembre si debba vivere un periodo come quello di adesso, ok, si pensi bene alle caratteristiche di ciascuna fascia di età. Ecco questo, perché altrimenti i genitori non so come potranno affrontare questa evidenza. Grazie Massimo, usiamo l'hashtag andrà tutto bene, e comunque le faccio un in bocca al lupo, naturalmente, sperando che si riesce sempre per fortuna, però dobbiamo, settembre è lontano, c'è tutto il tempo per studiare bene il rientro a scuola dei nostri. Lo faremo tutti quanti. Grazie Massimo, e adesso passo la linea al prof. Che ha una domanda per Leonardo Divan. So, Leonardo, che tu hai scritto una lettera al ministro Azzolina, credo riguardante, concernente gli esami di maturità. Penso che tu l'abbia già spedita. Vorresti dirci qualche contenuto? Che cosa contiene questa lettera in qualche minuto? Buonasera a tutti. Buonasera. E grazie per l'invito. Sì, molto, molto volentieri. Questa mattina abbiamo inviato questa lettera al ministro Azzolina per chiedere come si svolgerà l'esame di maturità. Mancano solamente 6 settimane a questa importante occasione, che per noi è il termine di un percorso scolastico e caratterizza sicuramente il nostro futuro, sia umanistico ma anche lavorativo ovviamente. Quindi dobbiamo avere la possibilità di sviluppare questo esame, che si terrà in un colloquio orale, dobbiamo poterlo sviluppare al meglio. In Italia, come è stato evidenziato prima, ci sono dei problemi che sono dei problemi strutturali legati alla didattica e al mondo della scuola. Dobbiamo fare in modo, secondo me, che questo Covid, questa emergenza, sia un'opportunità, e sia un'opportunità di sviluppo tecnologico della scuola. Tutto il corpo docente e anche noi studenti ci siamo impegnati sin dall'inizio per fare in modo di portare avanti i programmi scolastici, perché ovviamente è anche nel nostro, anzi è soprattutto nel nostro interesse proseguire l'anno. Ovviamente ci siamo trovati tutti in difficoltà, perché la situazione è una situazione d'emergenza, è una situazione nuova, però mettendo assieme tutti i propri sforzi, questo risultato si è riuscito a portarlo a termine, quindi stiamo andando avanti con i nostri programmi e lavorando abbastanza bene. L'esame di maturità, come dicevo precedentemente, sarà una tappa fondamentale. In questa lettera abbiamo voluto rimarcare le modalità di didattica a distanza che quantomeno per la nostra provincia siamo riusciti a svolgere
A livello generale molto bene, con delle criticità che sono delle criticità ovvie, ad esempio rispetto alla connessione alla banda larga, come diceva il presidente Freschi, ovviamente ci sono delle località, essendo il Trentino anche territorio montano, che sono legate alla connessione internet, e questi sono problemi di impianto che evidentemente non può la provincia, almeno sul breve termine, risolvere. Però io penso che quando c'è l'impegno di tutte le parti in gioco si riesca a fare un buon lavoro, ed è quello che è stato fatto rispetto al mondo della didattica a distanza in questa situazione. Il ritorno a scuola non lo abbiamo ancora previsto, ma la provincia sta già lavorando con appositi protocolli e appositi scenari. Sicuramente il ragionamento del signor Sebastiani è un ragionamento intelligente anche rispetto alla scuola primaria, perché noi non stiamo considerando molto, secondo me, la scuola primaria e la scuola media, nel senso che ci attenzioniamo giustamente rispetto all'esame di maturità, che ovviamente coinvolge anche il sottoscritto, e quindi siamo tutti molto in apprensione per questo, ma ovviamente c'è anche la scuola media, che ha un esame da fare, e pare che le modalità di questo esame siano ancora più difficoltose e contestabili rispetto all'esame di maturità. Quindi dobbiamo assolutamente attenzionare anche la scuola primaria e la scuola media, che merita tutto il rispetto e l'attenzione come alla scuola superiore. Molto bene, grazie, grazie molte. Andrei ora da Tiziana Rossi, che potrebbe aiutarci a comprendere meglio se nella didattica a distanza ci sono soltanto dei rischi o anche delle chance. Nelle conversazioni che facciamo per preparare queste puntate, ha precisato molto bene che c'è la necessità di distinguere tra gli aspetti puramente tecnologici e quelli, diciamo, metodologici. Peraltro Tiziana Rossi è assurta, come si dice, agli onori delle cronache nazionali per la sua decisione, diciamo, e il suo coraggio anche nella sua lucidità nel sottolineare che la didattica a distanza è una importante opportunità per la scuola. Prego Tiziana. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Molte cose assolutamente condivisibili sono state già dette. Allora, la didattica a distanza è un limite, un'opportunità, è un tema di professionalità, che la scuola ovviamente non ha eluso di abbracciare e di gestire al meglio, come è stato detto. C'è un nodo tecnologico, ma quello paradossalmente forse è evidente dal mio punto di vista. È messo in maniera molto evidente anche il nodo metodologico, e anche quello è stato toccato. Si dice da parte dei detrattori della didattica a distanza, ne abbiamo sentiti parecchi, no, in questi mesi, che la didattica a distanza non vada bene perché è prevalentemente trasmissiva. È paradossale questo, e lo dico dal punto di vista dell'osservazione di quello che è accaduto in classe, anche nelle classi virtuali, nelle lezioni che mi è capitato di poter osservare, perché i docenti più abituati alla didattica laboratoriale sono quelli che, al netto delle stesse conoscenze tecnologiche, che naturalmente in questi mesi sono molto implementate, sono quelli che hanno saputo gestire meglio il ritmo dei tempi e delle modalità nella didattica a distanza. I docenti abituati a una didattica prevalentemente trasmissiva, ahimè nel liceo, soprattutto in materie umanistiche, sono quelli che, come è stato detto efficacemente prima, hanno semplicemente traslato la loro lezione trasmissiva e di mera oralità, di narrazione della letteratura, della storia, della filosofia, dei contenuti, l'hanno traslata al digitale. Questo non va bene nel digitale, mi permetto di dire, non va bene nemmeno nell'aula fisica. Non va più bene, gli studenti oggi sono fondamentalmente diversi da quelli che erano, e da quella che è stata la nostra esperienza probabilmente come studenti da diverse generazioni fa. I tempi di attenzione sono diversi, le modalità di apprendimento sono diverse,
probabilmente una didattica meramente trasmissiva non è mai stata particolarmente efficace. Quando si dà spazio e quando si dà voce agli studenti, mettendoli con le mani in pasta in maniera molto più diretta e concreta, emergono gli errori, ci si rende conto che gli errori non vanno demonizzati e che la funzione del docente non è solo quella di correggere delle verifiche e di contare degli errori, no? È entrare nel processo di apprendimento. Il focus non è l'insegnamento, il docente che insegna, il focus è l'apprendimento, come lo studente apprende. Quindi è emesso anche un nodo valutativo. È stata una cartina di tornasole questa emergenza Covid, che ha fatto emergere tutta una serie di punti mai sviscerati nella tradizione della scuola italiana. Il nodo della valutazione, no? Si è detto in diversi protocolli che molte scuole, come la mia, ma come tante altre, insomma, hanno elaborato in questi mesi, hanno comunicato alle famiglie, che in questa fase avremmo valutato più il processo che l'esito, no? Più il processo che il voto. Ma questo va sempre fatto. Avremmo valutato più le competenze che le mere conoscenze. Ma questo è il compito della scuola, no? Che non voglia stratificare nozioni, ma che voglia condurre a una rielaborazione personale e quindi far sì che l'apprendimento diventi cultura e bagaglio e patrimonio permanente della persona in un'ottica di cittadinanza attiva e consapevole. Quindi i nodi sono emersi. Adesso ovviamente gli scenari che si stanno elaborando devono intanto delineare tutta una serie di azioni da effettuare evidentemente per settembre, al di là dei nodi legati agli esami di Stato. Insomma, immagino e spero che, come è stato annunciato, a brevissimo siano emanate le ordinanze, che sono probabilmente, quando andrà in onda, saranno già state emanate, ma che in questo momento sono al vaglio dei sindacati. Insomma, quindi tra un po' questi nodi saranno sciolti. Per settembre, allora, ovviamente i bambini più piccoli non possono essere gestiti con la didattica a distanza. Mi verrebbe da dire, dal punto di vista mio, che dirigo un istituto superiore, nemmeno le nostre prime possono essere probabilmente lasciate a casa. Se la relazione va costruita con gli studenti che non conosciamo, diciamo che questi mesi abbiamo retto perché c'era già una relazione, e quindi abbiamo retto bene per questo motivo, ma la relazione la dobbiamo assolutamente creare in presenza. Quindi non sta a me dire se le soluzioni più giuste siano metà classe a casa, metà online, come è stato annunciato e come è in alcuni documenti che sono circolati in questi mesi, ovvero fare delle scelte forti e dire asili, elementari, prime superiori, ovvero professionali e tecnici che hanno molte ore di laboratorio, licei a casa. Non sta a me dirlo. È chiaro però che adesso occorre davvero con grande forza attivare delle cabine di regia e dei gruppi molto qualificati con tutti i rappresentanti in gioco, quindi le famiglie, gli studenti, i dirigenti scolastici, la sanità, ovviamente per i protocolli di sicurezza che venivano citati prima, gli architetti rispetto a ridisegnare e occupare gli spazi, mezzi e quant'altro. Grazie, interrompo perché colgo la palla al balzo. Lo sviluppo del virtuale in questi mesi si è presentato anche spesso in una sorta, travestito in una sorta di nostalgia del reale, cioè lo spazio virtuale è stato ampliato e è mancato lo spazio reale. E la scuola del futuro, dei prossimi anni ormai, e forse anche di più, dei prossimi decenni, dovrà ribilanciare e riconcepire tanto lo spazio virtuale quanto quello reale. È per questo che abbiamo invitato nell'ordine Marco Giovanazzi, presidente dell'ordine degli architetti, e Francesco Gasperi, direttore generale di Habitec. A Marco Giovanazzi volevo chiedere qual è il futuro, o quale ritiene che sia il contributo possibile degli architetti, sicuramente centrale e indispensabile, alla riorganizzazione, alla riprogettazione dello spazio reale. Ma diciamo che questo breve ma diciamo intenso periodo ha un po' mutato la nostra, ci ha fortemente costretti a ripensare il nostro stesso concetto di spazio. Siamo resi conto che in questi due mesi abbiamo vissuto in uno spazio limitato, in uno spazio
finito, ma in realtà in uno spazio molto ampliato. Abbiamo quindi, diciamo, si sono sovrapposti lo spazio reale e lo spazio fisico con uno spazio virtuale di relazioni con il quale ci siamo dovuti confrontare. Quindi anche l'idea stessa di spazio che avevamo fino a 2 mesi fa, quindi uno spazio delimitato, uno spazio finito, oggi è cambiata. Oggi siamo qui, ma in realtà siamo da molte altre parti contemporaneamente, come noi in questo momento. Insomma, siamo tutti in una stanza, anche se siamo molto distanti, però abbiamo questa doppia percezione. Quindi io credo che l'architettura sia, vabbè, per le scuole, visto che parliamo di questo, ma anche, soprattutto io direi, per l'abitazione, per l'abitare, perché è stato forse il settore che più è andato in crisi in questo periodo, dovranno tornare a pensare di nuovo allo spazio. Diciamo che negli ultimi anni l'architettura si è un po' più concentrata sul design, sull'elemento, sul dettaglio fisico, no? Sulla ringhiera piuttosto che sul mobile, e si è pensato meno allo spazio, mentre in realtà un tempo si progettavano gli spazi. Pensiamo solo al colonnato di San Pietro, che è un vuoto, è un grande vuoto, un grande spazio riempito da colonne, ma in realtà Bernini aveva progettato uno spazio. Ecco, io credo che dovremo tornare a ripensare allo spazio, però non più lo spazio finito fisico, ma questo spazio duplice, questo spazio che sia fisico ma anche virtuale, perché siamo qui ma siamo anche altrove. Questa è un po' la visione che gli architetti dovranno, con la quale dovranno confrontarsi, penso, nel prossimo periodo, in cui veramente cambierà, secondo me, cambierà molto, cambierà tutto, non sarà più come prima. Grazie, molto utile, mi suggerisce anche la domanda che voglio fare a Francesco Gasperi. Diciamo, il Trentino, quali energie di azienda è in grado di mobilitare per accompagnare questi sviluppi? Francesco Gasperi, appunto, direttore generale di Habitec, come siete posizionati o ritenete di essere posizionati rispetto a questo compito così, così importante? Sì, buonasera, innanzitutto grazie per l'invito. Noi facciamo della qualità il nostro mantra, la qualità dell'edilizia, la sostenibilità. Però ci tengo a dire che quando si parla di qualità dell'edilizia scolastica è davvero fondamentale concentrarsi non solo sull'edificio, ma su tutto il processo che porta a progettare, realizzare e gestire quello che è una scuola. E progettazione e realizzazione, infatti, sono dei compiti strategici che non si esauriscono solo nella ricerca della massima funzionalità degli spazi o nella estrema riduzione dei consumi energetici di cui tanto si parla e come richiedono le norme oggi in vigore, ma bisogna spingersi verso un'ottica di sicurezza, salubrità e comfort di tutte le persone che vivono un edificio scolastico. Basti pensare agli studenti che entrano la mattina, così come gli insegnanti che magari la vivono tutto il giorno, o gli operatori. Ecco, fare qualità significa proprio seguire tutti i principi che stanno alla base di quello che è l'edilizia sostenibile. E infatti qualità è un tema che va e fa rima anche con sostenibilità. E devo dire che quando si parla di sostenibilità ambientale, nell'ambito di un progetto bisogna guardare con attenzione a tutto quello che è a 360 gradi un edificio, ovvero l'impiego di tecnologie innovative, la riduzione del consumo di acqua e di energia, oltre che tutti i materiali che devono strizzare l'occhio anche all'economia circolare e a tutti gli aspetti del ciclo di vita di un edificio. Attenzione però che tante volte quando io introduco il tema della sostenibilità mi dicono sì, vabbè, però ha un costo importante per le casse provinciali che devono spingere sulle scuole e devono spingere su questi temi. Io quando parlo di sostenibilità ambientale dico che esiste se esiste anche la sostenibilità economica. Molti parlano infatti di qualità come costo aggiuntivo, ma in realtà il costo della non qualità è maggiore rispetto al costo della qualità. Sono solamente diversi i costi. Ecco, è quindi molto importante fare in modo che il progettista che deve progettare una scuola, oppure il manutentore che deve gestire una scuola, o l'impresa che deve realizzarla, debbano parlare con chi sa utilizzare gli spazi e con chi fa ricerca su questi temi. E per me è importante che architettura e pedagogia e sostenibilità facciano proprio una cosa comune, devono dialogare, devono coesistere, bisogna coprogettare.
e quali sono i temi. Sono temi sia esterni, quindi il sito nel quale viene collocato l'edificio, l'ambiente nel quale l'edificio sta, ma allo stesso tempo anche bisogna ragionare sugli aspetti della salubrità, della qualità ambientale, dei prodotti, dei materiali che vado ad utilizzare. Concludo dicendo che questo della qualità per il futuro è un tema importante, perché ci siamo visti in questa emergenza come le nostre scuole non sono state capaci di rispondere a un'emergenza. Lo abbiamo visto anche in altri eventi passati. Quello che ci insegna questa emergenza, anche in architettura, anche in ingegneria, è che non possiamo farci trovare impreparati, perché quando parte un'emergenza è davvero troppo tardi. Quindi per me, e lo lascio come, diciamo così, conclusione del mio intervento, è fondamentale anticipare, monitorare, controllare le nostre scuole per poter intervenire subito senza generare ritardi, che questi ritardi poi vanno sulla collettività, vanno sulle persone che hanno parlato anche adesso, gli insegnanti, i genitori, gli studenti stessi. Ecco, la mia, veramente l'acito di oggi è quello di pensare ad una scuola non solo di insegnamento, ma anche una scuola che diventa essa stessa come edificio strumento di insegnamento. Non mi resta che ringraziare il direttore Francesco Gasperi. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, speriamo di aver aiutato a capire meglio quali sono le sfide, ma anche le opportunità non mancano, l'abbiamo visto, che stanno di fronte alla scuola trentina. Penso che queste essenzialmente stiano nella comprensione dell'importanza dello spazio virtuale, certamente, nel quale ha abitato, per così dire, la didattica a distanza, ma anche e forse soprattutto nella importanza e nelle opportunità offerte dallo spazio reale e dalla, direi in particolare, importanza di iniziare a progettarlo fin da ora. Siamo arrivati alla conclusione, ringrazio chi ci ha seguito fin qui, ringrazio tutti i partecipanti e passo la parola a Roberto. Grazie prof, come sempre, e è stata una puntata interessante, sono state approfondite molte cose legate alla scuola, un ambiente molto importante per i nostri ragazzi, per i nostri figli. Io non posso che ringraziare tutti gli ospiti che sono intervenuti e hanno dato sicuramente un apporto molto importante. La prossima puntata, voglio ricordare, parlerà e approfondirà l'arte e la cultura in tempo di Covid-19, in fase quindi di grande emergenza. Per questo finale non mi resta come sempre che ringraziare il responsabile tecnico Matteo Pasqualini, che ci ha aiutato in fase di emergenza a portare alla fine anche questa puntata, al regista Filippo La Scala, Tecnodata per il supporto, e naturalmente sempre il solito e doveroso piccolo ringraziamento alla SEAC che ci ha ospitato nei propri studi. Arrivederci a tutti e alla prossima puntata.